Primo salone dell'editoria delle Marche alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Ecco, quali opportunità può offrire questa manifestazione? È un'iniziativa importante perché sottolinea ancora una volta il carattere plurale delle Marche, i 100 editori in questo caso, e nello stesso tempo l'unità delle Marche perché questi editori sono impegnati in una editoria piccola ma indipendente, un'editoria che fa cultura nella maggior parte dei casi e in questo senso ritengo che l'iniziativa del Consiglio regionale costituisca un'occasione preziosa non solo per mettere in esposizione gli editori che hanno aderito, ma per riflettere con loro sul mestiere dell'editore, all'insegna di quel Bompiani a cui la prima edizione è dedicata. Ma io vorrei aggiungere, augurandomi che sia tenuto presente anche quell'editore ideale di cui parlava Piero Gobetti, giusto 100 anni or sono, e potrebbe essere questo un modo per onorare le Marche, questo salone e il mestiere di editore, che è un intellettuale strabico, perché deve guardare alla bellezza del libro e alla vendita del libro. È uno strabismo di Venere in questo caso e funziona.